Marcello Cassini, confermatissimo mister del Felegar 07. In pratica siamo qua, Marcello, così per parlare un po' di questa nuova squadra, perché 4-5 persone se ne sono andate, e però ne sono arrivate altre 4-5 degne di nota, no? Possiamo fare un po' Punto della situazione. sì, un piccolo riassunto. Poi ho saputo Ingaggio in extremis, sì, l'ultimo. molto molto L'hai importante. gelato su Manson Spia. No, e no, perché ero fuori tutto il giorno, se no. No, niente. Allora, abbiamo preso Maestri dal Noceto. Tutti ne parlano un gran bene. Sì, Tecnicamente molto forte. Una tutti dicono che punta sia di un'altra categoria, in pratica, fisicamente tecnicamente. c'è. Tecnicamente c'è. Speriamo Che bene. faccia Insomma, gol. speriamo bene. Poi c'è il grande ritorno di Tommasini, che quest'anno questo. non ha problemi fisici, è a posto, anche col lavoro si è messo meglio, Il mio quindi mito, Tommy è quello il mio mito, sì. metronomo mitico Tommasini. Recupera palloni e anche qualità da vendere in giro Sì, proprio. cioè proprio addirittura se non si può parlare di categoria superiore per lui, perché sono due o tre forse le categorie per Se poi Tommy. Joe Ferrari diceva che era il miglior centrocampista della terza, bisogna credergli, Beh, fichi. vabbè, secondo me farebbe una grande figura. Conosco squadre che in prima che ne avrebbero No, proprio tanto Tommy è bisogno. un grande acquisto, meno male che è rientrato. Abbiamo preso Volpi dal Noceto, l'ultimo un difensore centrale, fisicamente forte, insomma adesso torna dalle ferie e vedremo di rimetterlo in sesto. Abbiamo in estremis, posso dirlo o devi dire No, tu? no, no, devi dirlo. Abbiamo preso Dalla Pina, il portiere, quindi adesso abbiamo una coppia di Dalla portieri Fidentina, dalla giusto? Fidentina, sì. Che è un ragazzo di Felegara, Un quindi. ragazzo di Felegara, matto come un cavallo, questo non Sarà guasta. contento. Quindi abbiamo una coppia di portieri, vedremo di gestirla al meglio, insomma, chi Ah. sarà, chi meriterà giocherà, via, Beh, in mettiamola pratica così. così, per un piccolo commento, cioè l'anno scorso avevi quei 4-5 giocatori che scendevano dalla prima, che erano un gruppo che sicuramente avevano delle doti tecniche molto importanti, anche se poi non tattiche, perché io vi ho visto 3-4 volte e in pratica posso dirlo in dialetto, i fermo col chi ne un voia, e questo è deleterio, lo sai benissimo, penso che l'abbia imparato anche tu per la squadra. Quest'anno invece credo che tu abbia fatto una squadra degna di nota, proprio perché in pratica sono tutti ragazzi giovani, molto Guarda, dotati, e poi mi sono dimenticato quindi di. da dirigente te lo devo dire, figa, ci aspettiamo un casino, Beh, adesso vediamo. Allora, mi eh. sono dimenticato di dire anche per Doria, un ragazzo di Felegar, anche lui ha avuto esperienza a Solignano in seconda, a Fontevivo. E anche un altro attaccante, De Luca, sempre un ragazzo di Felegar, che però è di proprietà del Medesano, Mario Balotelli della provincia, questo. Ma dai, Dicono così, che vedremo. dirigente sono? Non so neanche queste cose. Questa qua mi era scappata, eh. Sì, No, niente. allora, rispetto all'anno scorso abbiamo sicuramente cercato di fare un mix giusto fra qualità tecniche e mentali. L'anno scorso diciamo che c'era uno sbalzo forse un po' troppo ampio e purtroppo quando non si trova la giusta alchimia fra E le cose, poi le si può dire, cose. no? Quando c'è un gruppo che entra in una squadra, obiettivamente io. Succedeva quando giocavo, si parla di classici clan, no? E quindi c'è uno scollamento che è difficile da gestire. E penso che per te, che sei un ragazzo giovane, che sei la prima esperienza di allenatore, ti sia stata veramente Vabbè, dura. ma dai, passiamo ad altro che Sì, beh, insomma, però sai, tiriamo è fuori vero che dobbiamo parlare di della nuova quest'anno, squadra. però cioè, le differenze si fanno proprio anche Cioè, parlandone. beh, di sicuro se Ok. abbiamo allestito una squadra del genere è perché ci siamo magari accorti di cose che non andavano in passato e abbiamo cercato di migliorarle, pur senza questi giocatori comunque qualitativamente erano giocatori validi. E poi non sia stato bravo io, sono stati bravi loro ad inserirsi o la squadra non è brava No, ad ma guarda inserire, che è un altro cioè, punto di no, vista. Marcello, non è una questione di essere bravi o non bravi loro, non ci sono mai colpe. È proprio così il meccanismo purtroppo del calcio. Cioè, è questo che succede, succede dappertutto, in tutte le squadre. Quindi, vabbè, chiuso. Poi Quindi. è rimasto Oppici, l'ho convinto tutta l'estate per quella a piantare lì, ma mica gli ho detto prima che pianti lì, devi avere almeno 35 anni. Sì, no, e poi, cioè, E però, quindi. è tornato perché non gli fai più fare lo stopper. Questo non dovevi dirlo, E via. invece sì, sai che Manso Spire sa sempre tutto, no? Quindi.
sì, abbiamo un rapporto di amicizia che dura da tempo, insomma, ho usato tutte le armi a disposizione per convincerlo, Va perché bene, una comunque bella conferma, è Luca è un Luca, grande su cioè. tutti i punti di vista, sia proprio come giocatore che come persona, uno psicologo d'altronde, quindi. Ecco, niente, ascolta, dai, perché sennò dopo non ci stiamo sul sito che ci metto 18 ore a caricare tutto. Niente, ti faccio in bocca al lupo e Crepi. logicamente tengo per il Felegara perché cioè, mi hanno ritirato dentro per i capelli bianchi, e quindi, però non ti romperò mai le balle, questo te lo posso dire. Ok, Va bene. niente, ci risentiremo più avanti, credo che ci ritroveremo alla fine del Balisciano per fare un po' per tirare un po' le somme di quanto anche tutte le altre squadre. Ok, ciao, in Va bocca al bene, lupo ciao, Marco e grazie, Crepi. grazie a te. Grazie.